Siamo di nuovo qui per vedere. È un'organizzazione di bene attualizzata, eh. Eccoci. Presidente, 20 a Cap- 20 novembre a Catania, allora. Me lo stavo comunicando adesso. Ovviamente sono assolutamente a disposizione, riferirò se la magistratura chiama, ci mancherebbe. Anche un responsabile politico deve subito rispondere, io riferirò tutte le circostanze di cui sono a conoscenza, in piena trasparenza come ho sempre fatto e come sempre farò. Altre domande? Come è andato l'incontro con i lavoratori della Beta? Adesso li passo a salutare, ho ricevuto già una delegazione, abbiamo già un po' affrontato il tema, è una vertenza molto delicata. Il MISE sta già seguendo perché è stato istituito un tavolo tecnico che si aggiornerà. E noi cercheremo ovviamente di rappresentare, di dare tutto il sostegno anche del governo per quanto di competenza per assicurare continuità produttiva a una realtà, a un'impresa che comunque a quanto ci viene rappresentato è un'impresa che è in piena salute produttiva, quindi produce anche utili e francamente non c'è ancora chiaro insomma il perché di questa crisi, di questa vertenza. Faremo di tutto perché sia assicurato un futuro a questi lavoratori che si impegnano tanto, lo meritano, hanno lavorato anche tanto durante il lockdown. Torneranno le mascherine obbligatorie anche all'esterno? Guardate, il governo non ha deciso nulla a questo riguardo, quindi c'è questo dibattito adesso che si è sviluppato, non è stata assunta nessuna decisione, ovviamente il governo si confronta, si confronterà in Parlamento, ricordatevi sempre che quando ci sono da adottare nuove misure ci presentiamo preventivamente in Parlamento, ci confrontiamo, quindi informiamo preventivamente anche i cittadini e attraverso i parlamentari che sono i rappresentanti del popolo, dialoghiamo e poi cercheremo sempre di prendere la decisione più giusta nell'interesse della comunità nazionale. Per la ricostruzione ci saranno i fondi del Recovery Fund? Sicuramente il Recovery Fund, il progetto di ricostruzione e alcune specifiche diciamo, articolazioni di questo progetto di ricostruzione possono entrare anche nel Recovery Fund, ne abbiamo parlato anche con il sindaco, ne abbiamo di Teramo, ne abbiamo parlato con il commissario Lignini. Il 23 ottobre è già fissata la data, incontrerò tutti i sindaci del sisma del 2009. Sapete che ho già incontrato poco fa, qualche settimana fa, a Chigi tutti i sindaci del sisma del 2016. Continuiamo a lavorare, come ho sempre detto, la ricostruzione è un percorso lungo, è un percorso però. Adesso abbiamo trovato la strada, abbiamo introdotto varie norme che sbloccano la burocrazia, favoriscono la ricostruzione privata, anche pubblica. Ancora stanno lavorando costantemente, questa notte abbiamo lavorato ancora alcuni emendamenti con la piena collaborazione delle forze parlamentari. Siamo tutti orientati, dobbiamo assolutamente consentire a queste comunità di poter ripartire. Alcune di queste peraltro devono contrastare anche il rischio della dispersione, questo vale soprattutto per i centri interni, quindi la ricostruzione deve essere quanto più rapida possibile per rilanciare efficacemente sul piano sociale, sul piano economico questi territori, per dare un futuro ai giovani che sono qui, altrimenti chiaramente andranno tutti via e poi ricostruire benissimo, fare delle cose bellissime, ma fra 20 anni non serve nulla a nessuno, lo dobbiamo fare nei prossimi anni. Grazie. Grazie.